Buongiorno ragazzi e ragazze, come state? Bentornati sul mio canale e benvenuti in questo mio nuovo video. Allora, all'interno del video di oggi vi vado a mostrare quelli che sono i preferiti del periodo. È un periodo che raccoglie 3 mesi, diciamo marzo, aprile, maggio. Alla fine sono i mesi della quarantena. In questo periodo appunto di quarantena, non so se lo sapete, ma io ho dato fondo a tutte le scorte, i prodotti di scorte che avevo e ne ho comprati appunto altrettanti, ho rimpinguato le scorte. Quindi, giunti adesso a fine mese, dobbiamo tirare le somme di quello che mi è piaciuto e quello che non mi è piaciuto. Quindi possiamo definire video top flop. Prima di iniziare col video vero e proprio, vi do due comunicazioni. Allora, anzi, una comunicazione e un'altra cosa. Allora, la prima comunicazione è che domenica sarò in live qui sul canale alle 17:30, quindi alle 5 e mezza del pomeriggio. Se vi va, potete passare e stare un po' in compagnia mia e in compagnia di Simone. Se vi va anche solo di passare per un saluto, a noi ci fa piacere. E niente, io vi aspetto in live. Devo dire che l'esperienza della live inizialmente non mi ispirava, adesso che ne ho fatte 3, devo dire che mi piace veramente molto. Si è venuta a creare una bellissima community e io voglio ringraziare tutte le persone che partecipano appunto attivamente alla live. Si è venuta a creare una bella community, io mi sento molto bene, mi emoziona sempre e è bello. Cioè praticamente ci sentiamo vicini anche se siamo lontani ed è una cosa bellissima. Punto. Quindi grazie a tutti e se vi va, domenica ci vediamo alle 5 e mezza qui sul mio canale in live. Altra comunicazione, non è una comunicazione, ma voglio ringraziare Irene pubblicamente perché ieri mi ha fatto una sorpresa e mi ha mandato un pacco attraverso suo marito che aveva un lavoro da fare qui. Irene, una ragazza che mi segue, mi ha mandato un pacco con delle cose bellissime e stupende che vi farò vedere nel corso dei video perché ormai le ho ritirate. Irene è una di quelle persone che ho conosciuto qui su YouTube, come ad esempio Terry, Teresa, Max, Dario, Simona. Insomma, ho conosciuto Franca, ho conosciuto veramente tante persone, Antonella, Sara, insomma, si è venuta a creare veramente un bel rapporto tra di noi e ogni tanto ci mandiamo dei pensierini. Devo dire che a questo giro Irene ha deciso di mandarmi un po' di cose, tra cui anche questo rossetto bellissimo che sto indossando. Mi ha mandato questo lip stain di Sephora, ve lo mostro. Sembra tonalità malva, molto molto bello, mi piace veramente tanto e devo dire che con questo trucco sta anche abbastanza bene. Sì, questo è il numero 13 e mi piace molto, quindi Irene, grazie mille. Piano piano mostrerò tutti i prodotti che mi hai mandato. Ti mando un bacio e un abbraccio. Ok, possiamo cominciare con il video vero e proprio. Allora, non so se lo sapete, io per registrare i preferiti mi sono fatta la mia scaletta di preferiti, che sono questi qui. Allora, partiamo subito dalla skincare. Allora, per quanto riguarda la skincare, in questi mesi abbiamo utilizzato diverse saponette. Allora, la prima saponetta che mi sta piacendo, anzi ci sta piacendo perché la stiamo usando sia io che Simone, è questa saponetta qui dei Provenzali. Io e Simone la usiamo sia per il viso che per il corpo ed è una saponetta che mi è stata regalata da Saretta, Sara, che saluto. Ciao Sara e anche Davide, ciao. Eccola qui, questa è una saponetta dei Provenzali alla lavanda, sapone per viso e toeletta. Una saponetta molto molto semplice con un buonissimo profumo di lavanda che devo dire che va bene sia per il corpo che per il viso. Inizialmente ero un po' scettica perché io ho una pelle grassa, misto acneica, a volte secca, quindi non sapevo se stavo facendo una cosa buona provando un sapone del genere, mentre invece devo dire che mi piace molto e piace molto anche a Simone. Questo lo utilizzo 2 volte al giorno, quindi mattina e sera, le classiche 2 detersioni giornaliere quotidiane e mi sto trovando veramente bene. Ottimo, qui dice che può essere anche utilizzato per le mani, ma per me, per le mani, questo qui è un po' uno spreco, tra virgolette, preferisco più un sapone liquido che sia o antibatterico o comunque un semplice sapone liquido. Questo qui, visto che ha questo buon profumo, questo effetto sul viso detergente ma non sgrassante, lo trovo appunto più appropriato per il viso piuttosto che per il corpo. Eccolo qua. Il profumo della lavanda non è fortissimo, però se non vi piace la lavanda, come penso anche a Sara, ecco perché appunto me l'ha regalato, se non vi piace la lavanda, state pure lontani da questo profumo, ecco. Molto molto buono, non ve lo posso far vedere perché ovviamente è già posizionato nel portasapone in bagno. Comunque una saponetta da 125 grammi ed è viola. Molto molto buono, mi piace, quindi grazie Sara, lo stiamo apprezzando sia io che Simone. Seconda saponetta che vi voglio mostrare è una saponetta che stiamo utilizzando sempre io e Simone, sia per il corpo che per il pediluvio. Quindi questa non la utilizziamo per il viso.
Ed è sempre appunto dei provenzali. L'ho comprata io ed è un panetto da 150 grammi. Questo qui è al Ribes rosso e qui c'è scritto sapone extra dolce. E devo dire che è vero, una saponetta molto molto delicata che va benissimo per il corpo in toto. Quindi io penso possa andare bene anche per il viso. Andar bene anche per il viso. Però siccome è molto molto profumata, veramente tanto al pari di un bagnoschiuma, io la preferisco per il corpo perché lascia la pelle discretamente profumata, per cui mi sta piacendo veramente tanto. E non sta piacendo solo a me, ma piace anche a Simone. Molto molto buona. Quindi panetto da 150 grammi dei Provenzali, questa qui sapone extra dolce al Ribes. Questa l'avevo acquistata da Europrezzi, un bazar italiano che c'è qui a Rivarolo, e avevo acquistato una confezione che conteneva più saponette, poi alcune le ho regalate e alcune me le sono tenute. Mi sembra che ne avevo una al cocco, una al mirtillo, insomma ne avevo diverse. Alcune le ho regalate e questa qui ho deciso di tenermela perché ha un profumo meraviglioso, proprio di frutti rossi, veramente buonissima. Fantastica, anche questa è vellutante, ottima e non secca assolutamente la pelle, ma anzi la accarezza lavandola, però senza sgrassarla, per cui veramente buona. Quindi i saponi dei Provenzali a questo punto direi che sono promossi per me. Buoni, buoni, penso che li possiate reperire in qualsiasi supermercato. Sapete che ho caldo a registrare il video di fronte alla finestra in una giornata come oggi, che fa un caldo porco? Vabbè. Andiamo avanti. Seconda categoria, sto guardando dove ho messo i prodotti. Seconda categoria è Hair Care. Allora, per quanto riguarda l'Hair Care, vi mostro lo shampoo della Cloran, questo qui che avevo acquistato. Non so se avete visto il video degli acquisti. All'interno di quel video lì, appunto, vi vado a mostrare degli acquisti che ho fatto a tema capelli, corpo, eccetera, eccetera. Comunque, questo è uno shampoo di Cloran, è una mini size da 100 ml ed è al burro di mango. Perché l'ho acquistata? Semplicemente perché mi ispirava il colore, la descrizione, l'odore del mango, l'odore della frutta esotica. Punto e basta. Le mie motivazioni all'acquisto erano solo queste. Inizialmente, prima di usarla, già quando ho letto burro di mango, ho detto, sai, io ho una cute grassa, chissà se andrà bene, e devo dire che in realtà è stata un'obiezione che non ha avuto senso perché non ingrassa assolutamente la cute. Pure io che ho una cute abbastanza grassa, problematica, anche adesso che sto usando il minoxidil, anche un po' squamata purtroppo, grazie all'alcol che c'è nel minoxidil, devo dire che questo è veramente un ottimo shampoo. Non ingrassa assolutamente il cuoio capelluto, ma lo lava molto bene in profondità, senza però sfibrare, senza sgrassare troppo né la cute e nei capelli. Veramente ottimo, mi sta piacendo tantissimo e meno male, aggiungo. Quindi assolutamente shampoo nutritivo al burro di mango di Cloran, assolutamente promosso anche per le persone che hanno una cute estremamente grassa come la mia. Poi l'odore è buonissimo, sa proprio di mango, di frutto esotico, fresco, molto molto buono. Sembra molto cremoso, molto corposo, ma poi una volta che lo andate a miscelare nelle mani con l'acqua e fate la schiuma nei capelli, non è assolutamente un prodotto pesante, ma rimane abbastanza leggero, pur lavando in profondità, ecco. Molto buono, mi piace. Quindi consiglio, non consiglio di comprare questo perché shampoo, bagnoschiuma, dipende tutto dai gusti. Consiglio soprattutto di fare un giro nel sito della Cloran o di farmacie, o insomma qualsiasi sito online che venda tutta la gamma Cloran, perché la Cloran propone prodotti per i capelli per qualsiasi tipo di capello. Veramente penso che ci siano 15 tipi di shampoo e ce n'è veramente tantissimi, c'è l'imbarazzo della scelta, per cui consiglio di fare un giro lì e vedere più o meno quale shampoo può fare per la vostra cute e per i vostri capelli. Ottimo, questo mi sta piacendo tanto. Allora, poi body care. Allora, come body care ho due bagnoschiuma che mi sono piaciuti tantissimo. Allora, vi ho parlato nei prodotti finiti di questi bagnoschiuma qui del marchio I Love. Questi li avevo acquistati a ottobre da Douglas e avevo preso tutte le mini size. Alcune le ho regalate per Natale, alcune me le sono tenute. Io mi sono tenuta quello ai frutti esotici che assomigliava molto al gelato sorbetto solero. Poi mi sono tenuta quello lì al lampone, meraviglioso, e poi mi sono tenuta questo qui alla violetta, che secondo me è top, è il migliore. Se vi piace il fiore della violetta, la viola del pensiero, questo qui è il bagnoschiuma che fa per voi. È profumatissimo, super cremoso, mamma mia, è una roba buonissima, quindi consiglio assolutamente tutti i bagnoschiuma della linea I Love.
Forse ve l'avevo già detto, ma su ogni boccettino di questi, che sono da 100 ml, ci sono le note del bagnoschiuma. Quindi qui abbiamo bergamotto, mela verde, violetta di Parma e rosa. Buonissimo. Buonissimo, veramente. Se amate la violetta, ascoltate me, provate questo bagnoschiuma qui. Anzi, io vi consiglio di prendere la confezione delle mini size come ho fatto io da Douglas, così ve li assaggiate, tra virgolette, ve li provate tutti e poi decidete qual è quello che vi piace di più. Questo qui alla violetta è meraviglioso, Violet Dream, fantastico, mi è piaciuto tantissimo. Altro bagnoschiuma che sto usando con una grande soddisfazione perché non credevo fosse così profumato e così piacevole è questo qui della Avon. Questo è della linea Avon Senses ed è di questa linea qui appunto. Precious Shower Oils. Note di questo bagnoschiuma sono la rosa e il patchouli. Vedete che ne ho già consumato metà perché è veramente ottimo. Allora, è super cremoso. La cremosità devo dire che forse è pari a questa. Forse questo è ancora un pelino più liquido, questo è un po' più corposo. Deterge bene tutto il corpo, non è assolutamente aggressivo, è molto profumato, quindi vi profuma tutto il box doccia esattamente come quello lì del marchio I Love ed è proprio buono, è piacevole. Ha un profumo floreale, a metà tra il floreale appunto e il patchouli. Molto 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 buono. Ve li consiglio questi qui della linea Precious Shower Oils. Se non sbaglio in questa linea qui ce n'è un altro che ora non mi sovviene che fragranze contenga al suo interno. Però questo è veramente buono. Qui c'è scritto che contiene olio d'argan. Io non me ne sono accorta, però trovo che sia un bagnoschiuma veramente vellutato, per cui buono. Se posso ve lo consiglio. Poi andiamo avanti e questa era la body care. Per quanto riguarda il make up, allora mi sono dimenticata il prodotto per il make up. Allora facciamo così, siccome non ho voglia di stoppare, il prodotto di make up preferito ve lo dico per ultimo, così poi lo vado a prendere. Allora parliamo invece del profumo, aspettate che mi prendo le note dei profumi. Allora in questo periodo qui sto usando due profumi con grande gioia, devo dire, con grande soddisfazione, mi stanno piacendo tantissimi entrambi. Partiamo dal primo. The Library of Fragrance Licorice, quindi liquirizia. Questo è un profumo meraviglioso, ve l'ho fatto anche vedere appena l'ho acquistato. È un profumo fantastico se, come me, amate la nota della liquirizia. Se vi piace la liquirizia in ogni sua forma, quindi dalla caramella, dalla liquirizia in purezza, dal bonbon, dal gelato alla liquirizia, questo è un profumo che voi dovete sentire. Lo dovete comprare, sentire in sample oppure in full size perché è veramente troppo buono. Allora, descriviamolo bene. Allora, come unica nota ha la nota della liquirizia. Appena lo spruzzate, proprio subito, ha un'apertura un po' particolare, sa un po' di balsamico, un po' di terroso. Questa combinazione tra balsamico, terroso e mentolato, per quei 5-10 minuti che va ad assestarsi sulla pelle, ricorda quasi un infuso digestivo a base di liquirizia. Io tanti anni fa lo compravo, l'infuso dell'Angelica alla liquirizia, che era appunto digestivo, e devo dire che aveva lo stesso odore. Questa sensazione qui, appunto, di infuso di tisana dura poco, durerà 5-10 minuti. Quando poi il profumo inizia ad assestarsi bene sulla pelle, la pelle si scalda e diventa un tutt'uno col profumo, si sprigiona questo odore, questa fragranza meravigliosa di caramellina Saila. Alt. Non le caramelline Saila, quelle fatte a cilindro, fatte di liquirizia pura, ma i confetti della Saila, quindi quei confettini bianchi ricoperti appunto di menta, che al loro interno hanno un cuore nero profondissimo di liquirizia. Esattamente quell'odore lì. E siccome io amo questo profumo, me lo spruzzo in diretta. Ah, buono, buono, buono. Veramente straordinario. Ultima cosa che vi vado a dire di The Library of Fragrance è un po' la filosofia che c'è dietro, cioè questi sono acque di colonia che il marchio produce e allora mi spiego meglio, produce o colonie mononota come questa o binota oppure colonie con una piramide un pochino più complessa. Comunque la filosofia che c'è dietro queste fragranze è sempre la stessa, quindi quella di raccontare l'ingrediente che gli dà il nome. Raccontare quell'ingrediente e far vivere, diciamo, delle emozioni ad esso correlate, quindi farvi fare una sottospecie di viaggio olfattivo, viaggio nei ricordi. Non sono colonie pensate per persistere molto nel corpo, per persistere, se riesco a dirlo, per persistere molto nei vestiti, ma sono colonie per vivere un momento, diciamo, di piacere, un momento intimo, di coccola verso noi stessi. A me piace questa filosofia, la sposo in toto. Ci sono anche dei profumi di The Library che in realtà durano, eh. Per esempio New Zealand, ce l'avevo
sia io ma anche Stefano, un ragazzo che mi segue, e devo dire che è un profumo che dura abbastanza per essere una colonia, quindi è variabile la durata. In alcuni The Library durano, cioè persistono un po' di più, altri sono estremamente volatili. Tra l'altro sono profumi che non evolvono, per cui ve lo dice già la casa madre, che sono profumi pensati per non avere chissà quale evoluzione, e poi appunto, come dicevo prima, sono profumi che non persistono alcuni, cioè durano un'ora, due quando va bene. Però a me va benissimo così perché io amo la liquirizia e quindi questo è un profumo che nasce soprattutto per me, non per me quando devo uscire. Ecco, lo metto anche per uscire, però è un profumo che io ho comprato soprattutto per me, per fare una coccola, un regalo a me personalmente. Altro profumo, un discorso totalmente diverso che io proprio mi sono fatta regalare da Simone proprio per uscire, perché è un bel profumo, è questo qui, Magnolia and Fleur di Avon. Questa è la linea di profumi che ha fatto uscire Avon da un paio di mesi, che si chiama Avon Artistique Parfumiere e sono tre profumi. Questo qui è il Magnolia and Fleur, che è un floreale legnoso muschiato, poi abbiamo Iris Fetish, che se non sbaglio è sempre un floreale un po' più sul talcato, e poi abbiamo Patchouli Indulgence. Questi tre profumi sono stati creati da Avon in collaborazione appunto con dei nasi importanti. In questo caso il naso importante è Maurice Roussel, ma siccome io sono onesta vi dico che di nasi, di persone che studiano i profumi, non me ne intendo, per cui poteva anche averlo creato Giovanni Luparozzi, che non so chi sia, di Cefalù, che e questo profumo mi sarebbe piaciuto ugualmente, quindi non l'ho comprato basandomi appunto sul suo creatore, quindi questo Maurice Roussel, perché appunto non so chi sia, non me ne intendo di nasi, mi intendo di note di profumi abbastanza, ma di nasi sinceramente no. Allora vi vado a dire le note, poi vi parlo un po' di questo profumo, che devo dire mi sta dando delle buone soddisfazioni. Allora, vi stavo dicendo che è un floreale legnoso muschiato, uscito nel 2020, come note di testa ne ha due sole, e sono una il pepe rosa e l'altro il bergamotto. Come note di cuore abbiamo la magnolia, il gelsomino e la gardenia, quindi fiori bianchi proprio, e note di fondo muschio e sandalo. Allora, questo profumo qui all'apertura, allora, partiamo bene perché qua bisogna fare un discorso molto preciso, cerco di essere precisa. Allora, questo è un classico profumo floreale bianco muschiato. Muschiato perché il dry down è muschiato. Floreale bianco perché nel cuore appunto di questa piramide abbiamo la magnolia, il gelsomino e la gardenia. Io non amo la nota del gelsomino, ma devo dire che in questa composizione ci sta molto 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 bene. Partiamo dall'apertura. Allora, l'apertura qui dice bergamotto pepe rosa. Sinceramente non so come sia possibile, perché non lo so, ve lo premetto, ma al mio naso l'apertura ricorda veramente tanto il succo di pera, mi ricorda la pera, una bella pera abate, non troppo succosa ma anche croccante, mi ricorda la dolcezza della pera, non so come sia possibile. Avrei preferito sentire un po' di più il pepe rosa, però in realtà non ce lo sento, ma non è un problema. Quando il profumo appunto si va ad assestare sulla pelle, quindi la pelle si scalda e il profumo diventa un tutt'uno, sentiamo proprio sprigionarsi questo bel bouquet di questi tre fiori bianchi, il gelsomino, la gardenia e la magnolia, che dà il nome alla composizione stessa, Magnolia and Fleur. Poi, per quanto riguarda invece il dry down, col passare delle ore, perché questo è un profumo che dura abbastanza, devo dire, si sente proprio questo sottofondo muschiato, che devo dire che con la composizione del floreale bianco ci sta molto bene, per cui è un buon profumo. Io penso che la punta di diamanti di questi profumi qui di Avon, io li ho tutti e tre, la punta di diamante non è tanto la persistenza, perché persistono, ma ci sono altri profumi Avon che persistono allo stesso modo, quindi diciamo 4-5 ore, 6 ore. Ecco, secondo me la punta di diamante è veramente il sillage, cioè la scia. Hanno veramente una bella scia, lasciano la scia dove voi andate. L'ho messo 2 o 3 volte, mia zia mi ha continuato a chiedere 2 o 3 volte, ma che profumo hai, ma che profumo hai, che ti sta troppo bene. Quindi evidentemente è un profumo che si sente molto, lascia proprio la scia dove voi passate. È un profumo abbastanza caro perché a paragone con gli altri profumi del catalogo costa sui 30 euro, però io devo dire che li spenderei perché comunque mi sta dando delle soddisfazioni. Già 2 volte mia zia mi ha chiesto, me l'ha chiesto anche la mia amica, quella di cui vi parlo sempre, con cui facciamo lo scambio dei profumi. Io lo sento, me lo sento addosso, lo percepisco. Per la primavera va benissimo un floreale bianco e devo dire che mi piace, sono molto soddisfatta. Tra l'altro, una cosa a cui io
Non do quasi mai importanza, anzi direi mai, però il pack a sto giro mi piace molto, lo trovo bello pesante, quindi sa di prodotto importante e poi mi piace il verde perché è il mio colore preferito, mi piace il profumo, mi piace tutto, insomma. Ottimo, quindi i miei due profumi del periodo sono Liquirizia e Magnolia en Fleur, veramente ottimi. Andiamo avanti. Allora, invece prodotto scoperta, questo è un prodotto interessante che non è mio. L'ho provato a casa della mia amica, quella lì di cui vi parlo sempre, quella dei profumi, che si chiama Wendy. A questo punto ve lo dico perché così almeno, se no devo sempre citare la mia amica la chiamo Wendy, che è il suo nome. Allora, sono andata a casa di Wendy, vado per andare in bagno, mi lavo le mani e lei mi ha detto: "Guarda Silvia, noi abbiamo finito il sapone liquido, non abbiamo voglia di uscire in questa quarantena e abbiamo messo, come sapone liquido un bagnoschiuma." Ok, io ho detto: "Posso lavarmi le mani?" Sì, lavati pure. Mi sono lavata con questo bagnoschiuma le mani, me ne sono innamorata che gli ho chiesto: "Guarda, me lo puoi vendere, me lo puoi regalare, io te ne porto uno di scambio perché è buonissimo." Ed è questo bagnoschiuma qui di Bottega Verde che si chiama Emozione dei Sogni con estratto di arancia e vaniglia. Questo è un agrumato dolce, buonissimo! Agrumato dolce che sa di candito, di vaniglia, di spezie, ma è buonissimo. Io ho detto: "Ma dove l'hai preso?" E lui mi fa: "Non lo so, cioè sicuramente alla Bottega Verde." Mi fa: "Ma non l'ho comprato io perché me l'hanno regalato." È buonissimo. Mi piace da matti. Sono agrumi freschi, ma anche un po' vanigliati, anche un po' speziati. È veramente buono. Volevo farmi la foto e vedere se sul sito, magari sul sito di Bottega Verde, hanno una sezione outlet e vendono appunto Emozione dei Sogni, perché mi piace veramente tanto. Veramente mi è piaciuto e questo ultimo fondale che è rimasto, la mia amica mi ha detto: "Senti, prenditelo, io mi vado a comprare il sapone, tienitelo pure." Quindi, Emozione dei Sogni, se vi piacciono i profumi agrumati ma allo stesso tempo dolci e anche un pochino speziati, io penso, sono abbastanza sicura perché lo vedo dai disegni, che è una collezione natalizia, quindi una fragranza pensata un po' per il periodo natalizio, quindi per le temperature appunto più basse. Però a me è piaciuto tantissimo ugualmente. Quindi sicuramente mi cercherò Emozione dei Sogni e me lo metto nella wishlist. Chissà se lo ripropongono nella sezione outlet del sito. Boh, voi l'avete mai provato? Fatemi sapere se lo avete mai utilizzato e se vi è piaciuto. Vi posso dire che era un gel, quindi consistenza in gel, marrone con tutte delle perlescenze dorate, tipo il mio smalto adesso. Quindi tutto perlescente con dei glitterini dorati. Buonissimo, mi è piaciuto tanto. Questo è un prodotto scoperto a mio avviso perché non lo conoscevo assolutamente. Bottega Verde, Emozione dei Sogni. Andiamo avanti, prodotto flop. Allora, qui nella categoria prodotto flop ho due prodotti. Uno è un prodotto che mi ha deluso da matti e un altro non è una delusione, è un prodotto nì, nel senso che è un buon prodotto, però per me personalmente non va bene. Primissimo prodotto delusione, attenzione, attenzione, io e Simone siamo amanti dei film Marvel. Sono andata da MD a fare la spesa, mi sono trovata davanti il sapone liquido degli Avengers e io ho dovuto per forza comprarlo. Perché quando sei fan Marvel, proprio nell'anima, nella profondità del cuore, nelle vene, nel sistema nervoso dappertutto, quando vedi queste cose impazzisci e le compri. Io e Simone, non lo sapete perché non ve lo racconto, ma abbiamo comprato diverse cose negli anni a tema Marvel, perché a noi piacciono questi supereroi, a tema Avengers, a tema Marvel, belli, belli, belli. Quindi ho visto sto saponazzo, ho detto: "Cavolo, me lo compro subito." Il marchio è Natura Verde Kids, l'ho pagato 1,80 euro da MD perché non l'ho visto da nessun'altra parte ed è un semplice sapone liquido da mettere nel lavandino proprio per detergere le mani. Non mi piace per nessun motivo, in primo luogo perché non profuma, cioè ha una profumazione dozzinale proprio di bagnoschiuma che mettono negli alberghi o nei peggiori bar di Caracas, non so se avete presente, proprio una profumazione che non sa proprio di niente, non, è indefinibile perché sa di poco ed è sa proprio di niente. Seconda caratteristica pessima è che mi ha fatto screpolare le mani da matti. Voi non lo vedete perché io con la GoPro non riesco a farvelo vedere bene. Sì, no, si vede, si vede. Guardate quanto mi sono screpolate le mani, che mi sono venuti pure i tagli qui sulle nocche. A furia di lavare. Ecco, sì, che si vede, altro che no. Questo qui mi secca le mani da matti. Ma da matti. E dire che è formulato in gel, quindi è proprio un gel trasparente anche piuttosto liquido, quindi lo vedi e tu dici: "Ma sì, è un gel, sarà leggero." Sì, come no. È aggressivissimo, guardate qua che roba. Ovviamente è aggressivissimo
Per me, io ho una pelle abbastanza delicata. Per mio marito, che ha la pelle di elefante, non gli fa niente. Ovviamente qui è il mio canale, parlo, diciamo, delle mie opinioni, ecco. Quindi per chi ha una pelle delicata, questo non lo consiglierei. Poi se penso che è un prodotto che nasce per bambini, dico, azz, ha la facciata del delicato, insomma. Boh, non mi è piaciuto, non mi piace la profumazione, lo trovo molto aggressivo, per cui di questo prodotto salverei solo il pack e basta. Quindi non mi è piaciuto assolutamente. L'altro prodotto, vi dicevo prima, non è un prodotto flop, perché comunque è un prodotto che il suo dovere lo fa assolutamente, però è un prodotto che non va bene per me. E sto parlando della maschera, questa qui di Avon, Avon Naturals, noce brasiliana e cioccolato. Allora, iniziamo a dire le cose positive. È un balsamo molto profumato, io lo chiamo balsamo perché lo uso come balsamo, ma in realtà è una maschera anche da tenere in posa 1-2 minuti, ecco. È una maschera, guardate. Ecco, la consistenza sembra una crema spalmabile al cioccolato. Molto viscida, sì, perché appunto deve districare. Molto molto buona, molto profumata di cioccolato, se vi piacciono le profumazioni al cioccolato, perché l'ho fatta sentire a Simone e mi ha detto per carità. Io che amo la cioccolata come profumazione, non amo i gourmand, ma la cioccolata è un peccato di gola che mi piace da matti. Mi è piaciuto anche molto il profumo cioccolato di Bottega Verde, non so se vi ricordate, se mi seguite da tempo. È molto molto profumata. È molto nutriente, è districante e mi piace tutto di questo balsamo e di questa maschera. Una cosa che non mi piace e che non va bene proprio per i miei capelli, che sono capelli fini, quindi lasciamo il fatto che io ne abbia pochi e abbia la cute grassa, perché questo non mi va assolutamente ingrassare la cute, quindi anche chi ha i capelli grassi lo può usare, ma non lo può usare a mio avviso chi ha i capelli fini, perché questo è pesante. Io proprio quando ne prendo una noce, faccio così, metto le mani sotto l'acqua, belle umide, belle unte, e poi le vado a passare nella chioma, la sento proprio pesante, proprio si va a infilare, si appoggia sui capelli e si sente proprio, non è un balsamo volatile, che una crema volatile ve la mettete, la lasciate in posa 30 secondi, 50 secondi, un minuto, quanto è, sciacquate, boom. Questa va risciacquata perché è pesante, proprio la sua consistenza si mette sul capello, si appoggia e si sente. Perlomeno su un capello fine come il mio. Se avete i capelli come quelli che ha mio fratello, che sono un dito, grossi così, o quelli che ha mia zia, beata lei, che sono un dito, bei capelli spessi e forti, questa è assolutamente una maschera che fa per voi, perché è molto districante, non sentite il peso, è molto profumata, si risciacqua anche abbastanza bene. Però la sua presenza sui capelli, sulla testa, si sente. Per una persona che ha pochi capelli e che li ha fini, non è l'ideale perché si sente. Poi, per quanto riguarda quello che dicevo prima, non mi ingrassa assolutamente la cute, rende i capelli belli, districati, per cui questo mi piace. Mi piace molto anche il profumo. È un buon prodotto, però non mi piace la sua pesantezza su un capello fine come il mio. Bene, arriviamo alla penultima categoria, quindi questo non era un flop, ma era un prodotto nì, nel senso che è un buon prodotto perché il suo dovere lo fa, ma su di me è forse inadeguato. Ecco. Ultima, penultima categoria, siamo sull'accessorio del periodo e vi voglio far vedere questi orecchini. C'ho la pinza qui. No, vabbè, non mi sono portata neanche la pinza per i capelli. Vabbè, non importa. Volevo farvi vedere questi orecchini qui, che sono l'accessorio del periodo. Allora, ve li faccio vedere da vicino. Questi sono degli orecchini pendenti che sopra sono costituiti appunto da bijou, quindi penso che sia ottone. Ve li faccio vedere bene. E sotto hanno questa particolarità qui. Cerco di avvicinarmi il più possibile. Che cos'è questa particolarità qui? Allora, questi sono orecchini artigianali fatti proprio da una signora brasiliana e si chiamano orecchini, quindi si chiamano gioielli in artigianato brasiliano, tutti a base di oro brasiliano. Che cos'è l'oro brasiliano? L'oro brasiliano è un'erba perché questo praticamente è una pianta, vedete? Voi non so se riuscite a vederlo, è una pianta che fatta disseccare viene poi utilizzata appunto per produrre dei gioielli. Questi me li aveva regalati Fiorenza 5-6 anni fa, li avevo visti da lei, lei mi aveva detto guarda, li ho comprati da una signora, te li regalo poi per il compleanno. E infatti me li aveva regalati un paio anche a me per il mio compleanno. Appunto, sono fatti assolutamente a mano ed è questa pianta che si chiama, me lo sono scritto per dirvelo bene, allora la pianta si chiama Capim Dourado, vedete erano messi qui, Capim Dourado. E viene dalla regione del Brasile, Jalapão, ok?
nello stato del Tocantins, insomma, non me ne intendo né di portoghese né di brasiliano, però vi posso dire che questo è artigianato brasiliano, li fa una signora brasiliana che ha un banco al mercato, non fisso ma itinerante, quindi chissà dove la potrò mai ritrovare. Ed sono fatti appunto con questa pianta qui, Capim Dourado. Sono praticamente questa roba qui, sembra una filigrana, sembra del fieno. E questa pianta essiccata, lavorata, va poi a guarnire questi orecchini. Mi piacciono tantissimo, li ho da 6-7 anni e li metto solo in rare occasioni. Adesso mi è rivenuta la fissa, perché ogni tanto vado a rivedermi i bijou, perché ne ho talmente tanti. Fatelo anche voi. Se come me avete tanti bijou, ogni tanto alla sera, se non avete niente da fare, manicure, maschere, lavori di casa, aprite il coso dei bijou e andate a guardare delle cose, perché compriamo, compriamo, poi non ci accorgiamo che abbiamo delle cose bellissime, magari hanno 10 anni, non le caghiamo da un tot di anni, le scopriamo di nuovo e diventa una roba nuova. Quindi io ho riscoperto questi e li sto indossando con molta frequenza. Non sono il massimo della comodità per un semplice motivo: con la mascherina l'orecchino pendente non è comodo, ma sono stupendi perché sono leggerissimi, perché come vi dicevo prima sembra fieno. Sembra il materiale, al tatto, sembra, la spiga. Sembra di toccare una spiga di grano. Leggerissimi, molto 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 belli. Mi piacciono veramente tanto. Quindi che dirvi, vi consiglio l'artigianato brasiliano, dell'oro brasiliano. Quindi se per caso vi interessasse comprarvi un gioiello fatto di questo tipo, dovete guardare sia nei mercatini, ma anche online. Provate a scrivere oro brasiliano Capim Dourado. E li trovate, costano poco. Questi qui mi sembra che li avesse pagati 15 o 20 euro Fiorenza. E lei si era comprata, mi sembra, anche il bracciale, oltre che l'orecchino si era fatta la parure. Io devo dire che con questi mi trovo molto molto bene. E poi li ho da tantissimi anni, vi ho detto 6-7 anni, e nonostante siano di ottone o comunque siano bijou, non mi hanno mai fatto né allergia, non sono mai venuti neri, verdi. Quindi sono proprio belli, belli. Questo è l'accessorio del periodo, mi stanno piacendo veramente tanto. Fissa del periodo, l'ultima categoria, però poi dopo vi devo andare a prendere la categoria del make-up, quindi siamo adesso alla penultima categoria. Fissa del periodo, sinceramente in questo periodo non ho delle fisse, non ho delle grandi fisse, devo dirvi la verità. A parte, penso che fissa del periodo un po' come categoria è molto variabile, cioè può essere un libro, può essere qualsiasi cosa. Ecco, quindi siccome la fissa del periodo può essere qualsiasi cosa, io vi dico che sono fissata con una canzone in questo periodo. Non lo so come mi è venuta in mente, non lo so neanche quando l'ho sentita. Sta di fatto che sto continuando ad ascoltare Arrogante di Irama, che è una canzone che è uscita la scorsa estate. E sono un arrogante, e non mi importa se non sei più dalla mia parte. Non è importante, balla lentamente, oh e oh, vabbè. Niente, quindi io mi alzo al mattino, canto sta canzone, mio marito dice: mamma mia, ecco, questa è la mia fissa del periodo. Sono messa bene, sì, lo so. Bene, vado a prendervi l'accessorio del make-up, o meglio, l'articolo di make-up che ho usato di più, e arrivo. Ed eccomi, allora sono andata a prendere il rossetto dell'Avon, quello di cui vi ho parlato 100.000 volte, ormai l'avete visto in diversi video, che è questo qui. Ovviamente questo è il sample di noi presentatrici, eh. Quindi, questi sono i rossetti nuovi di Avon, si chiamano rossetti Avon True Matte Legend e questo è in tonalità Unforgettable. Lo vedete sia nel video dei prodotti finiti del mese di aprile e sia nel video in cui descrivo i profumi di Simone, quindi video sui profumi appunto di mio marito. È veramente un colore straordinario. Super confortevole, super duraturo, matte, bello, 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 super pigmentato, mi piace da matti. Lo sto veramente tenendo come una piccola reliquia, non so se lo vedete. Molto molto bello, tonalità Unforgettable. Cercate nel catalogo Avon, dove sono in promozione e accattateveli perché sono veramente dei rossetti al bacio, mi sono piaciuti veramente molto. Altro prodotto che sto usando tantissimo in questo periodo, non l'avrei mai detto. È assolutamente questo duo di blush e terra di Marion No. Questo l'avevo trovato nel calendario dell'avvento del 2018, sì, l'avevo tenuto in celofanato finché appunto non ho terminato il blush, quello lì in fogli della Essence rosa perlato. E ho deciso appunto di dedicarmi a questo. Lo sto usando praticamente sempre, tranne oggi che ho cercato di finire la Pebble Powder, quella lì di Wycon, che fra un po' scade.
Cercherò di finirla e poi appunto mi dedicherò solo ed esclusivamente a questo, ma l'ho già utilizzato veramente tante volte, non si vede, però è veramente bello. Mi piace tanto, la terra ha il giusto colore, poi voi non lo vedete dalla GoPro, ma comunque è finemente glitterata, per cui mi piace molto. Il blush è molto molto carino in questo rosa Barbie, veramente bello, super pigmentato, tra l'altro me lo potrei anche mettere per farvelo vedere, ma l'ho messo già in diversi video, eh. E come vado a metterlo io il blush? Col dito medio. Ecco. Mo' ve l'ho detto. Ma forse lo sapete perché avrete visto i miei video Get Ready With Me. Ok. Ecco. Messo il blush. Molto molto bello. Mi sta piacendo veramente tanto. Marion no. E considerato che ho anche l'illuminante. Se l'illuminante è della stessa qualità di questo duo di blush e terra, sono contenta, non vedo l'ora di utilizzare anche l'illuminante, sebbene l'illuminante come categoria di prodotto non rientri tra i miei prodotti di utilizzo comune e continuativo. Bene, direi che il video sui preferiti del periodo è venuto lunghissimo, un po' perché ho incespicato, un po' perché ho dimenticato i prodotti, un po' perché volevo essere precisa facendo vari approfondimenti, è durato una vita e mezza, ma non importa. Quindi ricordatevi la comunicazione che vi ho dato all'inizio del video, domenica ci vediamo in live alle 17:30. Gradirei, cioè gradirei, vorrei, diciamo, è proprio una volontà, vorrei che ci foste tutti perché mi fa veramente piacere, perché come ho detto all'inizio è una community piacevole, divertente, semplice, estroversa, solare, mi piace. Quindi vi consiglio di esserci, se ci siete mi fa piacere, ma farà piacere penso anche a voi. Un abbraccio, un bacio, vi aspetto ovviamente nei commenti per sapere quali sono i vostri preferiti, i vostri top e flop e per sapere se conoscete i prodotti che vi ho appena mostrato. Un abbraccio, un bacio, ciao!